finalmente ci siamo. L'abbiamo vista nascere nelle idee di Fabio, nei progetti di tutti quelli che ne hanno preso parte. La moto più grande del mondo, chi lo avrebbe detto? Un gruppo di emiliani appassionati di moto e del loro lavoro che hanno creato qualcosa che sta per essere conosciuto in tutto il mondo. Non è certo stato facile, tante idee, tanti problemi anche da risolvere. Facciamo così, tanto questo qua ha un diametro di 1490, quello che è. Copia solo il diametro, poi fai un copia e incolla, fai qualcosa, iniziamo a vedere il disegno, dopo lo stesso. Ma alla fine, eccola qui, è grande, grandissima, come abbiamo detto, da record. L'occasione allora per mostrarla è la Fiera di Verona, al Motorbike Expo, evento italiano che da sempre è il punto di riferimento per gli amanti delle moto, custom, classiche, in scala ridotte o XXL che siano. Beh, il momento più bello sicuramente per tutti penso che sia stata l'accensione della moto. È stato uno spettacolo e il coronamento di tutto il lavoro che abbiamo fatto. Verona è stata una cosa che non me l'aspettavo. Non sono mai stato a questa manifestazione, pensavo una piccola fiera, invece è stata una partecipazione di pubblico, parlavano di 90.000 presenze in due giorni. Da noi avevamo lo stand Ducati, vicinissimo a noi, come si avviava il motore la gente dirotava tutti intorno alla moto, tutti venivano tutti lì, tutti le modelle a fotografarsi da noi, una soddisfazione non finiva. Di diverse case automobilistiche della Triumph, tutti venivano a fotografarsi in questa moto, per quindi è stata una soddisfazione e la gente intorno che non si riusciva a tenerla lontano. Quindi tutti a chiedere, venivano ingegneri, dirigenti, ma come in Italia non sappiamo fare tante piccole cose, qua in pochi mesi si è costruita questa cosa dentro un capannone, ma come avete fatto? Tutti chiedevano. E lì parla, io alla sera non avevo più la voce per poter rispondere. Dopo uno voleva un casco aerografato come la moto, l'altro una cosa, due giorni così, tre, sono stati tre giorni intensi, lì che proprio la sera senza voce, perché tutti chiedevano, gente, dirigenti di aziende, ingegneri, una soddisfazione che, guarda, noi siamo gente di campagna, siamo gente che... Io ho fatto l'artigiano, la mia parte era la vernice, quel signore là ha fatto il telaio, sì, quel signore ha fatto il telaio, questo signore ha preparato la meccanica e siamo tutti qua. Il nostro capo è il progettatore, che lui ha le idee che la crisi più grande l'ha passata, che non dormiva più la notte, a dicembre non dormiva più la notte, dal pensiero di non riuscire a farla. Qui la trasmissione non andava. I problemi ce n'erano, le ruote si volavano dentro il cerchio, qui è stato dei momenti proprio critici. Io mi sono diviso in due per fare questo lavoro che è stato pesantissimo, oltre 100 ore di lavoro, ho fatto 120 per poterlo aiutare, di vederlo lui e l'amico collaboratore a poter finire questa aerografia che era quella che ha dato lo spunto finale a questa moto. Allora, Verona l'abbiamo portata su al giovedì, già che eravamo già due giorni per allestire il nostro stand. Siamo andati anche a Milano a prendere tutto l'arredamento tramite Christian. Poi a Verona è stata bellissima. Io ero quello che la volevo sempre far accendere, però lì c'era il problema che avevano detto che un minuto o due al giorno, a volte si teneva accesa anche due o tre minuti, veniva il direttore e diceva basta, sennò vi butto fuori. Poi un altro problema che avevamo sempre la musica
alta e tutti quelli lì vicino si lamentavano perché non riuscivano a parlare con i suoi clienti, perché noi tenevamo la musica accesa. Sono stati 3 giorni favolosi, non, neanche il tempo di scorrosare tra gli altri stand, eravamo sempre lì fissi sulla nostra moto, 2000 domande, ci facevano un casino di domande, la gomma è vera, la moto funziona, così. Dopo, finché l'ultimo giorno, ci abbiamo scritto un foglietto dove diceva: la gomma è vera, la moto non è di polistirolo e la moto funziona, la moto più grande del mondo. Perché non erano convinti, venivano lì vicino, toccavano la gomma per vedere se era una gomma vera o no. E si facevano 2000-3000 domande al giorno. Poi, quando c'era da fare le foto, io ero addetto quello far salire le ragazze, è una scala alta, allora dovevo aiutarle. Allora mi toccava prenderlo in certe posizioni dove certe si lamentavano. Ma di momenti difficili ce ne sono stati tanti. Diciamo che sicuramente quello che è più limpido nella mia mente è sicuramente una serata, non se non ricordo male, una settimana della presentazione a Verona, dove fra Fabio e Claudio, che sicuramente erano quelli più presenti, direi ormai 24 ore su 24 sul progetto, c'è stato un momento di particolare tensione, insomma si è arrivati quasi alle mani, e in quel momento sicuramente ho visto negli occhi di entrambi la paura di non arrivare, di non riuscire, specialmente in Fabio, insomma il fatto che si fosse esposto con la Fiera di Verona, con le persone, insomma si fosse impegnato per portare a compimento questo progetto, e in quel momento non lo vedeva ancora realizzato, perché di fatto eravamo indietro. La moto non era ancora verniciata, il motore non era ancora mai stato acceso, c'erano ancora molti dubbi sull'effettivo funzionamento, e quindi sicuramente quello è stato un momento particolarmente apparentemente negativo. La realtà invece si è dimostrata fortunatamente diversa, perché a distanza di una settimana abbiamo provato la moto a Verona, e il momento invece al contrario di maggior soddisfazione è stato il fatto di vedere gli occhi impallati degli spettatori che non credevano a quello che vedevano, insomma fiumi di domande, le principali orientate a capire se quella cosa che vedevano davanti era vera, se non era un cartellone, se non era fatta di pongo, domande apparentemente paradossali, ma che comunque dimostravano che era veramente qualcosa di incredibile, insomma, che non si pensava si potesse creare e che in qualche modo invece noi siamo riusciti a costruire. Insomma, la prima presa di contatto è stata un successo. Tanti, molti media si sono interessati al progetto di Regio Design. Colleghiamoci con Marco Di Bibbiano per vedere quest'altra invenzione. Anche questa è una moto. Quanto è alta la sua moto, Mauro? Più o meno 1,20 m. Questa è alta 1,20 m. Chiediamo invece a un signore che è lassù, che si chiama Fabio Reggiani. Buongiorno a tutti. Quanto è alta la sua moto, Reggiani? La mia moto è alta 5 metri. 5 metri. Quindi 5 la moto metri. Più alta del mondo, la da Guinness più grande del mondo. Esatto. Allora, saluto Fabio Reggiani, ideatore e costruttore della moto più grande del mondo. Fabio, bentornato. Grazie, buongiorno. Allora, guardate un po', piccolina, no? È piccolina. Tra l'altro è anche parecchio pesante. Questa è la chiave che ha acceso questa moto, che è entrata ufficialmente, possiamo dire, esatto, vero Fabio, nel Guinness dei primati. Adesso però è arrivato il momento che tutti aspettavano. Il giorno del Guinness. Da Londra, una commissione verrà a decretare e ufficializzare la moto più grande del mondo. Qui a Bibbiano la festa è di quelle da ricordare, però ci sono ancora tante cose da preparare. Bisogna che sia tutto ok. Alla fine, in queste occasioni, bisogna che sia per forza buona la prima. Altrimenti ci sarà ancora da aspettare, da lavorare, per riprovare a battere il record. Insomma, tutto deve andare bene e i ragazzi di Regio Design sono tesi. Speriamo che vada tutto ok. La paura più grossa era quella di fare una figura pessima,
perché non avevamo provato la moto, ossia solo per qualche metro, non sapevamo se si fosse rotto qualcosa alla fine o prima di questi 100 metri. E insomma c'erano parecchie incognite che però sono state schiacciate dall'entusiasmo e dalla voglia di arrivare alla fine di questo progetto, che appunto era la linea dei 100 metri. E, forse il mio cuore era circa sui 500 battiti al minuto quando ho acceso la moto e ho inserito l'automatico per affrontare questo piccolo percorso. E, ero così emozionato che non sentivo neanche più diciamo il pubblico e la gente che c'era che mi chiamava. Ero concentrato sul rumore del motore, su lo sterzo davanti a me, a 5 metri da me, ed ero concentrato e focalizzato sull'arrivo. Quindi quella lì era la meta e quella lì è stata la vittoria, insomma. Però c'è stata tanta tensione che è stata difficile inizialmente da affrontare. Il momento più bello ed emozionante è stato sicuramente la giornata del Guinness, in quanto tutto il pubblico inaspettato ci ha rincuorato e ci ha dato fiducia per provare questo gigante. E, è stata un'emozione grandissima oltrepassare la linea dei 100 metri e vedere l'applauso del pubblico quando abbiamo superato questa linea, e tutta l'emozione dei vari partecipanti, le lacrime, e anche io ho avuto un calo di tensione e una gioia incredibile, insomma. Ah, il Guinness è stato magnifico, il Guinness poi è stato finito il Guinness, io ero, non avevo da, posso dirlo che avevo perso il posto di lavoro, che dopo ho beccato il padrone e ho detto oh, mi fai lavorare, lui mi dice sì, hai fatto un bel lavoro, dopo sono stato assunto tramite il Guinness. No, è stata una mattinata favolosa, una mattinata che il giorno prima pioveva, avevamo paura per il brutto tempo, mentre è stata una giornata di sole, sono state 3, 4, 5 mila persone piene, tutte contentissime, abbiamo fatto un grande lavoro. Poi quando è stato ora di fare il record, che erano le 16:25 perché c'è ancora il giornale, lì è stato un boom, mi sono anche venute le lacrime agli occhi. E dopo quando quel giorno l'abbiamo provata, quando l'ho vista che partiva mi sono quasi messo a piangere. Invece l'altro lavoro è stato quando c'è stata una grossa litigata con Cristian e Fabio, perché mancavano pochi giorni a portarla a Verona, non eravamo molto avanti e la parte motoristica io dicevo proviamola, perché non si sapeva se funzionasse, finché l'abbiamo provata gli ultimi giorni, abbiamo fatto un sabato e domenica da 20 ore al giorno per farla funzionare. Quando l'ho vista che la moto si muoveva è stato il giorno più bello della mia vita. Beh, l'episodio più bello è stato quando abbiamo fatto il Guinness, che non ci aspettavamo una folla di spettatori così, insomma 3-4 mila persone, senza aver fatto delle grandi pubblicità, è stato solo un passaparola. Poi c'è stato anche il tempo ci ha favorito, che era nonostante che era il 24 marzo del 2012, era una bellissima giornata di sole, quindi il parcheggio lì dei Fratelli 10 si era riempito enormemente, quindi anche tutte le macchine sulla strada fino
ai confini di Bibbiano. Quindi sì, è stato un progetto, cioè una realizzazione fantastica, da commuoversi, perché tanta gente piangeva, anche perché cioè, chi aveva partecipato al progetto e alla realizzazione si era commosso vedendo uno spettacolo del genere. Il Guinness si è svolto qui a pochi, i Fratelli 10, lo sponsor, volantini ne ha messo in giro. Ci troviamo lì alla mattina a preparare tutto il percorso, mettere i cartelli. La gente è pochissima. Sono venute due o tre gastronomie. Ho detto, ma cosa fanno qui due o tre gastronomie? Non c'è nessuno a vedere questa cosa. Quando è arrivato verso l'una, ha cominciato ad arrivare le macchine da tutte le parti. A 5-6 km c'era la colonna delle macchine che arrivava. Intasato tutte le strade, tutta la gente arrabbiata, tutti i cittadini qua intorno, perché mettevano le macchine nei campi, nei cortili, dappertutto macchine, tutta gente che conosci, perché noi qua intorno, tutti questi paesi, io ho fatto l'artigiano da 13 anni, ho fatto il vernissatore, a 20 anni ero già artigiano, conosco tutta la gente, la soddisfazione di avere tutte queste persone a vedere. Tutto contro questa rete, che c'era la rete che divideva il percorso, vedendo tutte queste persone assiepate contro la rete, che vedere sto mostro a partire, quando parte, adesso partirà. Qui un pienone, questo piazzale che è enorme, un pienone di gente che fa paura, finalmente sta moto, messa in moto, ci ha messo una piccolina di fianco per farla vedere meglio. Addirittura la telecamera con l'elicottero che riprendeva quella piccolina, con l'elicottero che riprendeva tutto dall'alto, un bel servizio fotografico. Questa moto parte, fa i 100 metri con la tranquillità, uno scrosso, un applauso dalla gente che non finiva più, una soddisfazione, lì è stata il massimo che mi può provare. Cioè, qui la pelle d'oca solo a sentirla, a ripensarla. Insomma, è fatta, è record. In 6 mesi la moto è stata pensata e costruita. Anche questo è un altro record.
soprattutto pensando che loro, gli americani, ci avevano messo anni a realizzarla. Siamo arrivati alla fine, vi abbiamo raccontato come è nata e come è stata costruita la moto più grande del mondo. Adesso però ci rimane solo un'ultima domanda. Vediamo cosa rispondono i ragazzi di Regio Design se gli chiediamo cosa farete quando qualcuno batterà il vostro record. Quando si farà moto più grande, io ho una certa età, sono pensionato, non vorrei che vederla la concorrenza, però se la faranno più grande, se si produce qua, non so se avrò la forza di poter collaborare questa volta, però non si sa mai, il mondo è lungo e largo. Penso che realizzare una moto più grande di questa sia veramente impossibile, per le dimensioni dei pezzi. Se qualcuno dovesse fare la moto più grande o cercare di battere il nostro record, sicuramente gli posso dire che sarà una gran bella sfida, ma è dimostrare che anche se in questo caso le dimensioni contano, di fare qualcosa di altrettanto bello, di altrettanto curato. Noi ci abbiamo messo anima e corpo per dimostrare insomma quello che eravamo capaci di fare. No, è impossibile che facciano una moto più grande. La possono fare, ma sarà un treno. Invece quella lì è una moto. Non è una moto più grande, quella è proprio una vera moto. Perché l'americano c'ha, confronto questa, gli diamo 20-0. Non è tanto per la lunghezza, è la bellezza. La nostra è una moto, con tutti i particolari. La sua c'ha una zucca, c'ha un cariolo. Sembra un trattore. Quando realizzeranno una moto più grande, credo che non ci rimarrò male, ma contatterò il costruttore, gli farò i complimenti, salutando in un modo un po' ironico, perché sicuramente ne faremo una ancora più grande. Adesso è davvero tutto. Aggiungiamo anche noi una cosa, perché ormai, lo confessiamo a Fabio & Co, ci siamo affezionati. Complimenti ragazzi e in bocca al lupo per le prossime imprese. Anzi, non sappiamo come, ma abbiamo l'impressione che presto le vedrete raccontate proprio qui, su Automoto TV. Come diciamo spesso, stay tuned!